Quindi sto girando il 12 di settembre il video per parlarvi delle letture del mese di agosto. Direi che siamo nella norma. Ciao ragazzi, io sono Franny e oggi appunto ho intenzione di parlarvi dei libri che ho letto nel mese di agosto. Non ho tantissimo da mostrarvi ancora una volta perché non ho letto tantissimo nel mese di agosto, ma devo dire che non mi dispiace. Proprio come a luglio ho letto poco, ma ho letto libri che mi sono piaciuti, che mi hanno dato tanto, che mi hanno saputo emozionare e sono soddisfatta. Sto cercando di essere un po' più selettiva con i libri che scelgo e per ora mi sto trovando davvero benissimo. Sto leggendo cose che mi piacciono tantissimo e niente, sono felice. Quindi anche se leggo un pochettino di meno, ma seleziono con più cura e faccio più cose. Per me va bene, per cui cominciamo. Allora, la prima cosa che ho letto nel mese di agosto è stata Viola Giramondo di Stefano Turconi e Teresa Radice. Ho letto questa graphic novel edita della Tounoué appunto all'inizio del mese e mi è piaciuta tantissimo, tantissimo. Non ve ne parlo nei dettagli perché appunto ho fatto un video un po' particolare su questa graphic novel che vi linko giù nell'info box. Spero che andiate a vederlo e che vi piaccia perché se ne sono andate ore per fare quel video di forse neanche 3 minuti, ma è stato super divertente, mi è piaciuto davvero tanto farlo. Parla di una ragazzina che vive con i membri del circo di famiglia e quindi gira un po' il mondo insieme a loro e questa graphic novel semplicemente narra di alcune esperienze, avventure che lei vive ed è davvero carinissima. I disegni all'interno sono assolutamente meravigliosi, io me ne sono innamorata perché sono bellissimi, adoro le forme, adoro i colori, sono semplicemente meravigliosi e io li adoro e niente, ho intenzione di leggere tutto ciò che ha pubblicato la Tounoué perché adoro ciò che stanno facendo, adoro il tipo di racconti che pubblicano, adoro l'arte che è presente nelle loro graphic novel e quindi mi è piaciuta davvero tantissimo e vi lascio il video alla mia, non lo so, quello che è, chiamiamola recensione. Dopodiché ho letto un'altra graphic novel di cui non ho il cartaceo purtroppo, per cui vi metto qui la cover. Si tratta di White Sand di Brandon Sanderson. Questa è una nuova graphic novel, è uscita nel mese di luglio, quindi appunto pubblicata recentissimamente. E allora, ho dato a questa graphic novel 3 stelline e mezzo, perché è molto complicato da spiegare. Voi sapete che io amo Sanderson e lui naturalmente si è occupato soltanto della storia di questa graphic novel, non dell'arte, delle immagini, di come adattare il testo della storia alle immagini, di quello se ne sono occupate altre persone. Questa graphic novel mi è piaciuta tanto, appunto la storia è interessante, parla di questo ragazzo di nome Kenton che è figlio di Lord Mastrel, che è praticamente la carica massima dei Sandmasters, ovvero coloro che possono controllare la sabbia. E sebbene questo ragazzo non sia fra i più forti degli apprendisti, lui pensa di essersi meritato la nomea di Sandmaster, per cui intraprende un percorso molto pericoloso per poter provare se stesso agli anziani, ma alla fine di questo percorso c'è una piccola congiura e diciamo che tutta la sua razza viene praticamente sterminata da un'altra popolazione rivale e lui resta da solo e deve capire cosa esattamente sia successo e come può risolvere la situazione in cui si viene a trovare. Lo so che è un pochettino generica come cosa, ma sapete come sono io nel dire le trame di Brandon Sanderson, per cui lasciamo perdere. Perché non mi ha completamente conquistato questa graphic novel? Perché Sanderson crea dei mondi molto complessi, lo sto ripetendo fino alla noia, probabilmente adesso mi odierete, ma questo è ciò che lo caratterizza di più, secondo me, la capacità di creare questi mondi dal nulla che io non so davvero dove caspita li va a pigliare, cioè la fantasia di quest'uomo è qualcosa di straordinario. Per cui appunto la complessità è il suo punto di forza e riuscire a rendere tutti i nomi, le mappe, i vari tipi di Sandmasters e tutto quanto, insomma, riuscire a renderlo in una graphic novel che per forza di cose deve avere tante immagini, poco dialogo, poche spiegazioni, insomma, è un compito difficile da portare a termine, per cui per quello che sono riusciti a fare è stato fantastico, ma allo stesso tempo non era come i suoi libri, naturalmente, era di un livello, diciamo, leggermente inferiore, motivo per cui ho dato 3 stelle e mezzo e non 5, ma comunque la storia è molto interessante, molto avvincente e sicuramente quando saranno pubblicati i volumi successivi me li procurerò perché Sanderson e sono curiosa di sapere dove tutto andrà a parare, perché appunto anche con questa graphic novel è riuscito a conquistarmi, sebbene, come vi ho detto, diciamo nì, però comunque sono soddisfatta a 3 stelle e mezzo. Aiuto, messaggio, chi è? Ciao!
andando avanti, la lettura che forse mi ha portato via più tempo nel mese di agosto, ma per me va bene, cioè poteva portarmi via anche 10 mesi, non mi interessa, lui può fare ciò che vuole per quello che mi riguarda, è L'Huntress di Brandon Sanderson. E questo libro per il momento è autoconclusivo e non ha cliffhanger, però naturalmente Sanderson sta scrivendo altri libri di questa serie ambientati in questo mondo con altri personaggi e io non vedo l'ora, leggerò anche la lista della spesa di quest'uomo. Comunque, naturalmente non entrerò nei dettagli perché avete visto cosa vi combino se devo descrivere la trama di un libro di Sanderson nel giro di pochi secondi o pochi minuti, non ce la faccio, il mio cervello è come se si paralizzasse e non escono parole, per cui no, ma ho intenzione, lo giuro, ho intenzione di fare una recensione di questo libro che spero di riuscire a filmare e caricare prima dell'inizio della read along del ritmatista. Io ce la metterò tutta, ve lo giuro, prometto che farò del mio meglio, non prometto di caricarla presto perché non so se posso mantenere quella promessa, ma prometto che ce la metterò tutta, lo giuro. Comunque, questo libro mi è piaciuto davvero tantissimo, naturalmente l'ho amato alla follia, 5 stelle, è bellissimo, esiste anche in Italia, è stato pubblicato dalla Fanucci, per cui potete procurarvelo se volete. Questa qui è un'edizione speciale che è stata pubblicata per il 10° anniversario dalla prima pubblicazione di questo libro, spero si sia capito. Sono passati 10 anni dall'anno in cui è stato pubblicato per la prima volta, ecco, così forse è più chiaro. L'unica cosa che voglio dirvi è che questo libro è decisamente molto 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 più lento di Mistborn o comunque degli altri libri o storie che ho letto di Sanderson. È fatto apposta così, c'è una ragione, i temi affrontati sono soprattutto politici e religiosi, cosa che mi ha affascinato da morire. Io adoro quando nei libri viene analizzata molto la religione, non necessariamente in senso critico, sebbene io sia atea. In particolar modo in questo libro viene affrontato il tema della conversione, come convertire un popolo, se è giusto farlo, su cosa si basa la fede, insomma. Ah, sono stata invitata a nozze, è stata davvero una lettura bellissima. Ho letto questo libro con un'amica, praticamente leggevamo un tot capitoli al giorno e poi a fine giornata ne parlavamo, e questo ha reso l'esperienza di lettura ancora più interessante. Poi sul sito di Sanderson esistono delle sezioni speciali in cui lui scrive delle proprie annotazioni su ciascun capitolo di ciascuno dei suoi libri, e questo rende ancora di più l'esperienza della lettura interessante e avvincente, perché tu capisci perché ha fatto certe scelte, cosa è stato cambiato nel processo di editing, di pubblicazione. È super interessante ed è stato bellissimo leggere questo libro, io davvero ve lo consiglio, anche se non come prima lettura, insomma potreste anche farlo, ma essendo molto lento, secondo me per apprezzare appieno ciò che Sanderson ha fatto con questo libro bisogna aver avuto altre esperienze con lui e con altre storie, per cui consigliato ma non come prima lettura, 5 stelle. Amo questo libro. Sto morendo di caldo che voi non avete idea, perché la finestra è chiusa perché sta piovendo, il condizionatore è spento perché altrimenti si sente il rumore nel video e mi dà fastidio. Io non arrivo alla fine di questo video, non ce la posso fare. O ricominci a piovere oppure ti apro. L'ultimo libro che devo mostrarvi è invece un classico, perché brava Franny, sto mantenendo fede al mio impegno di leggere un classico al mese, sono particolarmente fiera e orgogliosa di me stessa. Si tratta di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Questo libro l'ho comprato a Bari quando sono andata a trovare Gabriella, siamo andate in libreria naturalmente e c'era un mio amico che stava leggendo questo libro in quel momento e continuava a postare sui social citazioni di questo libro, e io ero tipo lì che sbavavo perché le citazioni erano meravigliose, e quindi non ho resistito, l'ho comprato e l'ho letto subito, naturalmente, perché autocontrollo zero. Questo libro parla di un uomo di nome Guy Montag, che probabilmente si chiama Montag, ma io lo pronuncio Montag perché mi piace di più, e quest'uomo è un pompiere, soltanto che lui non spegne gli incendi, in quanto in questo mondo distopico creato da Ray Bradbury, ambientato diciamo in un futuro non meglio precisato, i pompieri sono coloro che vengono chiamati per appiccare incendi alle case quando all'interno delle case vengono trovati dei libri, e quindi le persone che posseggono quei libri vengono denunciate ai pompieri. Questo perché appunto è una società che si basa sul movimento, sulla televisione, su rumori che devono riempire la vita dell'uomo, e i libri che inducono il pensiero critico sono banditi proprio perché tutti gli uomini devono essere una massa informe ed uguale e non c'è spazio per pensare criticamente e riflettere su tematiche più importanti. Per cui ci viene presentato quest'uomo che va avanti con la propria vita fino a quando non si trasferisce vicino a lui una ragazza di nome Clarisse, che
sarà l'inizio del cambiamento, in quanto lei è diversa dagli altri. Lei è una ragazza che, al contrario di tutto il resto della popolazione, anziché passare ore e ore davanti alla televisione o a correre e sfrecciare per le strade con la sua macchina a 200 km/h, sta in casa insieme alla famiglia, tutti seduti intorno al tavolo, a parlare del più del meno, a fare passeggiate per strada, a soffiare denti di leone in giro, a bere la pioggia quando piove. Insomma, una tipa un po' strana per questo mondo, e io ho adorato Clarisse da morire, ma questo non c'entra con la storia. Questo libro mi è piaciuto davvero tanto. Innanzitutto vi consiglio questa edizione perché è innanzitutto bellissima per la cover. Io adoro questa cover perché penso sia abbastanza esplicativa del contenuto di questo libro, ma appunto adoro questa edizione perché c'è l'introduzione scritta da Neil Gaiman, ci sono dei contenuti speciali e soprattutto è tradotta benissimo. Io ho sottolineato un passaggio che adesso vi vado a leggere perché era scritto benissimo, sebbene non dicesse chissà quale cosa, e penso dia un'idea dello stile dell'autore e di cosa c'è da aspettarsi da questo libro. Si vide specchiato nei suoi occhi, sospeso in due gocce d'acqua chiara come un lui piccolo e scuro, ritratto nei minimi particolari, le pieghe intorno alla bocca e tutto il resto, come se gli occhi della ragazza fossero due miracolosi pezzetti d'ambra viola che avevano il potere di catturarlo e conservarlo intatto. Adesso aveva girato il viso su di lui, fragile cristallo di latte che brillava di una luce dolce e costante. Non era l'isterico chiarore dell'elettricità, ma cosa? Penso che questo estratto quindi vi dia una chiara idea dello stile dell'autore e anche di come sia stato tradotto bene, perché appunto questa edizione secondo me è davvero ben fatta. Questo libro mi è piaciuto davvero tanto, però purtroppo, dal momento che io sono una perfezionista, ho notato delle cose che mi hanno lasciato un pochettino con l'amaro in bocca e che mi hanno fatto dare questo libro 3,5 stelle anziché un rating maggiore. La prima cosa che mi ha fatto storcere un pochettino il naso è stato il fatto che non è specificato quando questo libro è ambientato. Ok che appunto l'autore si è inventato la società perché appunto si tratta di un distopico, ma siamo nel 2100, 2030, 2300, in quale città, in quale paese? Insomma, avrei voluto forse maggiori coordinate spazio-temporali per riuscire ad ambientarmi un pochettino meglio. Ad un certo punto addirittura scoppia una guerra che è restata sullo sfondo per circa tre quarti del libro forse, ma tra chi è combattuta questa guerra? Perché è scoppiata? Cosa sta succedendo, chi sta combattendo, insomma niente è chiaro, e posso capire che serviva all'autore questa guerra per far succedere un po' di cose alla fine, ma appunto non lo so, è come se fosse sbucata dal nulla e questa cosa no, non va bene. Ed infine l'ultima cosa che a me personalmente non ha fatto impazzire, ma appunto è molto soggettiva perché potrebbe essere voluta dall'autore, potrebbe essere un espediente letterario, narrativo, lo stile dell'autore ad un certo punto ha cominciato a cambiare, potrebbe essere appunto una cosa assolutamente voluta perché cambia proprio quando il ritmo diventa più incalzante, più veloce, i colpi di scena si succedono più velocemente, per cui potrebbe essere voluto, potrebbe essere fatto apposta, ma io penso che rispetto all'inizio, rispetto alla parte che vi ho letto, che era molto elegante, poetica, curata, descrittiva, rispetto a quello è cambiato troppo radicalmente e troppo all'improvviso, per cui non lo so, ho avuto un pochettino questa sensazione di spaesamento mentre leggevo questo libro, che si è accentuata sempre di più fino ad arrivare alla fine, per cui non lo so, la storia mi è piaciuta, mi ha convinto, è stato molto interessante leggerlo, mi ha fatto fare tante riflessioni, ma ci sono queste piccole cose che non lo so, ma comunque mi è piaciuto e ne consiglio la lettura a chi vuole leggere un libro distopico, un classico distopico che comunque è molto scorrevole e molto interessante. Bene, il mio video con le letture di agosto è finito, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto questi libri, se avete dei pensieri che vorreste condividere con me, oppure se non li avete letti e vorreste leggerli, insomma fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio ragazzi!